Quindi voi vedete in questo filmato l'arma che è scarica e che viene sottoposta all'attività di scarrellamento. Si vede chiaramente come si può controllare che in camera di cartuccia non ci sia nessuna cartuccia. Quindi in questo caso l'arma è scarica, con l'attività di scarrellamento io mi rendo conto che non è carica, non carica nessuna cartuccia in camera di cartuccia e posso visivamente, ho proprio l'immediata, anche, e questo ripeto è un filmato rallentato, ho l'immediata percezione che all'interno di quest'arma non c'è alcuna cartuccia. Invece vediamo in questo filmato, io inserisco il caricatore e il filmato serve solo a chiarire i meccanismi, non ha nessun legame con quella che può essere stato l'evento, ma soltanto per verificare, perché in realtà non è facilmente comprensibile. Quindi scarrellando, ed è sempre a rallentatore, si vede che la cartuccia, si vede perfettamente la cartuccia che va in camera di cartuccia. Poi lo riprenderò con delle diapositive. Si vede il cane armato. C'è una seconda azione di scarrellamento che così ci consente di capire se fosse già stata carica perché era riposta caricamente. Vedete com'è la cartuccia? Viene espulsa e si vede che c'è un'altra cartuccia in camera di cartuccia. Quindi mi posso fermare qui perché è importante, e questo a favore dell'imputato, prospettare alla Corte quali potevano essere le situazioni in cui il signor Ciontoli ha deciso di prendere in mano la pistola. No, però, no.